Vai. Buona. Stop. Calde. Stretti, stretti. Vai. Ne facciamo un'altra. Stefi. Stop. Bingo. Azione. Azione. Stop. Buona. Benvenuto e benvenuta in questa nuova pillola di Backstage. Oggi abbiamo con noi il direttore creativo, il regista del videoclip, che ci darà qualche consiglio per chi vuole intraprendere questa professione, questo lavoro proprio da professionista, e ci dirà le sue impressioni per come è stata questa esperienza. Salve a tutti. Sicuramente come ogni esperienza ti forma, quindi ti porti qualcosa dietro. Poi insomma, è stata la possibilità di conoscere tantissime persone nuove, tanti professionisti nuovi con competenze diverse, si tende sempre ad imparare, no? Bello, purtroppo siamo alla seconda giornata di riprese e ultima giornata di riprese, penso che tra circa due orette finiamo. Se vuoi ne cominciamo un altro. Sì, va bene, no, non ci sono problemi, lo sai, mi fermo. No. Ormai siamo diventati amici, quando finirà questo videoclip ci mancheremo tantissimo, da sì, domani ci mancheremo tantissimo. Questo è sicuro, ormai è due giorni che stiamo praticamente dal punto di vista epidermico attaccati. Comunque è una bella esperienza, mi sono divertito, spero che anche gli altri si siano divertiti, abbiamo imparato tutti qualcosa sicuramente e niente. Cosa consiglieresti a chi vuole intraprendere questa professione, che non è per niente semplice? Allora, tre consigli, se dovessi dare tre consigli, allora, amore per questa professione di sicuro, perché se no non lo fai. Passione, che è collegata molto alla prima, perché ti permette di andare avanti, di sperimentare, di sperimentarti, di guardare quello che fanno gli altri, di cercare di migliorare, come dire, alzare un po' l'asticella, no? E studiare, bisogna studiare, assolutamente studiare, perché non si ci improvvisa e non si finisce mai di studiare, soprattutto nel nostro lavoro. Bisogna sempre aggiornarsi, fare workshop, perché le tecnologie cambiano e cambiano anche le idee. Poi, no? Se uno aumenta l'asticella e alza un po' l'asticella, poi sicuramente si riesce a fare qualcosa in più rispetto a prima che non si riusciva a fare. Quindi studiare, passione e amore, cioè, questo è chiaro. Benissimo, grazie per essere stati con noi anche in questa pillola di Backstage. Ringraziamo Filippo La Scala, regista del videoclip I Am Here, Io Ci Sono e Sto Qui. E ci si vede nella prossima. Ciao! Ciao!